benvenuti in un nuovo video della soffitta di Lala e Po. Si approssima il mio periodo preferito dell'anno, cioè Halloween. Per questo ho deciso di proporvi alcuni giochi che potete fare nella notte più spaventosa dell'anno. Sigla! Lo scorso anno vi avevo proposto uno short qui su YouTube e un reel su Instagram con alcuni consigli sui giochi da fare a Halloween dedicati a vari tipi di giocatori. Se ve lo siete persi, ve lo lascio nell'info box. A tal proposito, vi consiglio di seguirci, oltre che qui, dove vi sarete sicuramente iscritti al canale, vero? Anche sui nostri social, che sono Instagram e Facebook. Trovate tutti i link nell'info box. In passato abbiamo già parlato di giochi spaventosi, vi lascio la playlist completa sempre nell'info box. Per non ripeterci, oggi vi darò degli spunti differenti. Vi propongo vari giochi organizzati in vari ambiti, così che potete scegliere dal menu della descrizione quello che volete approfondire. Questo elenco non è affatto completo, in quanto anno dopo anno il panorama di giochi con temi spaventosi si amplia sempre di più. Quindi, se ce n'è qualcuno che vi piace particolarmente, che non ho citato, scrivetemelo in un commento. Aiuterete chi si imbatterà in questo video ad avere una panoramica più completa dei giochi attualmente disponibili. Giochi di carte, Zombie Z o Zombies, edito da Creativamente, adatto da 2 a 6 giocatori, 7-8 anni in su. Ogni giocatore al proprio turno deve scendere una carta su una fila già presente sul piano da gioco o creare una nuova fila. Al massimo possono essere presenti 3 file. Le regole per posizionare le carte sono facili. Le regole per posizionare le carte sono semplici. Dovete creare delle file in ordine crescente o decrescente e non sistemare 2 carte adiacenti dello stesso colore. Si può terminare il turno quando si vuole e quindi prendere una fila con tutte le sue carte. Quando si ottiene una sequenza completa che va dall'1 al 5 oppure 4 carte dello stesso colore si possono scartare. Non dimenticatevi delle carte speciali. Quando il mazzo finisce, chi ha creato il maggior numero di le combinazioni che vi ho detto prima vince. Dreadful Circus di Cranio Creation, adatto da 4-8 giocatori da 14 anni in su, è un set collection di carte in cui ognuno cerca di creare il circo che ha maggior successo. L'aspetto originale del gioco è che durante la partita alcune carte pescate cambieranno le regole per il calcolo del punteggio. Skull King, ci sono tante edizioni del gioco. Le foto che vedete fanno riferimento a quello Genos Games, che è adatto a 2-8 giocatori da 8 anni in su. Si tratta di un gioco di prese in cui bisogna indovinare il numero di prese con cui si vincerà il gioco. Dando uno sguardo alla propria mano, si deve capire subito entro quanto si può vincere. Il gioco assomiglia un po' ai giochi regionali come Briscola o 3-7. Giochi per 2 giocatori. Fantasmi di Alex Randolph, Dio Olifante, da 8 anni in su. Ogni partecipante schiera 8 fantasmi, 4 buoni e 4 cattivi. L'avversario non sa quali sono i buoni e quali sono i cattivi perché si riconoscono da un puntino rosso o blu che hanno sul retro. Si avanza sulla scacchiera, un passo alla volta, praticamente al buio, non sapendo chi sia davanti, un po' come stratego. Si può andare avanti o di lato, non si può andare in obliquo. Non si possono scavalcare gli altri, ma si possono mangiare. Per vincere si possono catturare tutti i fantasmi buoni dell'avversario, farsi catturare tutti i fantasmi cattivi dall'avversario, oppure riuscire a uscire con un proprio fantasma buono dalla tavoliere. Patchwork, versione speciale di Halloween. Si tratta dell'ormai classico di Uwe Rosenberg per 2 persone. Cambia solo la grafica dal gioco classico. Il vostro fine è quello di raccogliere le varie tessere stile Tetris e porre sulla vostra plancia per cercare di coprire quante più caselle possibili, perché quelle vuote saranno a fine partita dei punti negativi. In questa edizione di Halloween mi pare che cambia leggermente una regola, quindi le patch da 1x1 che incontrerete sulla plancia segnatempo non devono essere poste subito sulla vostra tessera, ma potete aspettare la fine del gioco per porle. Questo è un grosso vantaggio. Giochi per bambini. Fantascatti, ci sono edizioni differenti di questo gioco e cambiano rispetto alla grafica gli oggetti da prendere. Le regole base però non variano. Si tratta di un gioco di velocità e di attenzione. Bisogna osservare la carta appena girata. Se è presente un oggetto giusto per colore e per forma, allora quello dovrà essere preso. Chi lo fa per primo guadagna la carta. Se invece tutti gli oggetti sono sbagliati per colore, dovete prendere l'unico oggetto che non è presente nell'immagine. La casa stregata, un gioco di Red Glove adatto da 5 a 99 anni per 2-4 giocatori. Si crea una griglia con le tessere che ci sono nella confezione. Queste saranno divise in 3 differenti livelli. Dovete creare anche la torcia, costituita da una sequenza di 6 tessere. Il fine del gioco è quello di trovare un orsacchiotto fantasma da dare al fantasma Boop. Semplicemente, dopo aver tirato il dado, dovete avanzare sulle tessere e man mano che avanzate le ruotate anche. Qui potete incontrare degli oggetti da prendere, ma anche degli inconvenienti che, ad esempio, vi faranno spegnere la torcia. Man mano avanzerete nei livelli e riuscirete a completare la vostra missione.
Monster Match è un gioco di V-giochi adatto da 6 a 99 anni per 2-6 giocatori. Nella simpatica confezione a forma di mostro ci sono delle carte e due dadi. Dopo aver lanciato i dadi si vedranno un numero e una parte del corpo, quindi occhi, braccia, gambe e altro. Quindi dovete vedere le carte e cercare il mostro che ha proprio quell'esatto numero di quegli arti o quelle caratteristiche. Chi lo prende per prima guadagna le ciambelle indicate sulla carta. Alla fine del gioco chi avrà più ciambelle sarà il vincitore. Giochi per tutta la famiglia. La maledizione della mummia, Ravensburger per 2-5 giocatori, adatto da 8 anni in su. Si tratta di un gioco magnetico e asimmetrico. Un giocatore interpreterà la mummia. Il suo fine sarà quello di acchiappare gli avventurieri. Gli avventurieri invece dovranno prendere i tesori senza farsi beccare dalla mummia. Si gioca su una plancia magnetica verticale. Gli avventurieri possono vedere i movimenti della mummia, mentre la mummia dovrà intuire dove sono collocati gli avventurieri che profanano la sua piramide tramite le carte che scenderanno. Per approfondire potete vedere il nostro video, ve lo lascio nella i. Run Ghost Run di Cranio Creation, da 2 a 4 giocatori da 8 anni in su. È un gioco molto carino che vi ricorderà Nascondino. Al vostro turno pescate una carta e in base al suo contenuto spostate arredo nella stanza. Lo spostamento dei fantasmi dovrà essere fatto contemporaneamente da tutti i giocatori. Poi si sposta il buco della serratura in base al lancio del dado. Tutti guarderanno in questo foro e individueranno i fantasmi visibili che dovranno tornare indietro. Tutti i fantasmi che arriveranno dall'altro lato della stanza saranno salvi e vi permetteranno di fare punti. Ci sono varie modalità di gioco. Party Game. Voodoo di Reglove, da 2 a 8 giocatori, da 8 anni in su. In questo gioco vi divertirete a maledire i vostri avversari, quindi lanciate i dadi, ingredienti, e in base a quelli usciti potete lanciare una maledizione a qualcuno che dovrà rispettarla. Quindi dovrà stare in una specifica posizione, dovrà dire qualcosa in specifiche circostanze e via dicendo. Le maledizioni possono sommarsi tra loro, ma possono essere anche rotte, a meno che non sono permanenti. Se rompete farete dei punti. Chi raggiunge uno specifico punteggio vince. Ci sono anche delle carte speciali e dei gadget. Paranormal Detective di Cranio Creation, da 2 a 6 giocatori, da 12 anni in su. Sarete degli investigatori che dovete interrogare degli spiriti per risolvere un caso di omicidio. Per comunicare con i fantasmi potete utilizzare solo specifiche metodologie, come scrivere sulla schiena, sussurrare qualche parola, sagomare un filo, utilizzare la tavola Ouija. Nella scatola ci sono 28 casi che non sono rigiocabili, più 24 casi sull'app. Il fantasma saprà la soluzione, ma non si annoierà in quanto dovrà dare degli indizi tutti differenti. Vince chi per primo indovinerà dove, come e perché è stato ucciso il cadavere. Stupid Dads è un gioco Yes Game per 2-4 giocatori da 12 anni in su. L'ho messo nei party game perché in effetti si può fare anche a squadre. Potete consultarvi tra di voi per dare la risposta giusta. Infatti, le meccaniche di questo gioco si assomigliano al gioco vero o falso, un gioco anni 90 in cui dovete dire se delle affermazioni appunto sono vere o false. In questo caso non ci sono delle affermazioni, ma sulle carte sono presenti delle morti assurde. Voi dovete dire se si tratta di verità o no. Quando sbagliate, la pedina della morte avanzerà e se vi sorpasserà perderete una vita. Chi rimane per ultimo in gioco sarà il vincitore. Fiesta de los Muertos di Playa Game Edizioni per 4-8 giocatori. Questo gioco è ispirato alla festa messicana in cui si ricordano persone scomparse. In questo gioco si ricorderanno dei personaggi famosi scomparsi che dovete indovinare. Ogni giocatore al proprio turno prende una cartellina a forma di teschio e una carta. Scrive nella cartellina, nella parte che si può coprire, il nome di questo personaggio e sotto scrive una parola che glielo ricorda. Poi le cartelline dovranno essere passate al giocatore successivo che dovrà cancellare questa parola senza guardare ciò che c'è scritto nella parte coperta e scriverne un'altra fine. Questo si farà per 4 turni. Poi si mostreranno tutte le carte che i giocatori avranno preso e altre carte, quindi ognuno dovrà associare, secondo le parole che vedono scritto, ogni teschio a un personaggio. Se riuscirete a indovinare tutti i personaggi avrete vinto, altrimenti riprovateci. Giochi vintage. Se siete amati dei giochi vintage, potete giocare all'Erede Misterioso. Attualmente lo potete trovare nella versione rinnovata, in inglese si chiama 13 Dead End. Vi lascio il link affiliato nell'info box. Non mi pare che la campagna pubblicitaria sia stata lanciata sotto Halloween, perché io l'ho ricevuto per Natale, ma è un gioco perfetto per questo periodo dell'anno. Infatti dovete fare fuori gli avversari facendoli cadere in alcune trappole per conquistare l'eredità di Zia Agata. Un altro gioco vintage che può andare bene con questo periodo è Squilibri. È un gioco per due persone in cui dovete muovere dei ragni che hanno uno stile davvero fashion. Infatti si ancorano alla ragnatela tramite delle scarpe da tennis che sembrano tanto delle Converse. Quindi dovete spostare questi ragni dal vostro lato della plancia cercando di squilibrare gli altri e facendoli cadere dalla ragnatela stessa. E voi a che giochi giocherete a Halloween? Fatemelo sapere in un commento. Ciao, alla prossima!